È evidente che cosa è successo in Francia. Lo spirito era uno spirito forte, illuminista, per tutti i tempi, per tutti i popoli. La terra non a caso diventa il riferimento del meridiano proprio perché è di tutti. Quindi questa cosa qua è importantissima, è qualcosa che veramente scatena l'uguaglianza tra tutti gli uomini. Quindi il sistema che si sta creando è qualcosa che è per l'uomo, insieme all'uomo. Abbiamo detto il chilogrammo e il metro. Il secondo, come già stato anticipato, c'era, però, come dire, indicativamente quello che ci serviva all'epoca era vedere un attimo se era giorno o se era notte, capire le stagioni. Su questo certo si innestava la definizione del secondo, come abbiamo visto, però, come dire, gli orologi esistevano, ma il vero impulso che è arrivato per poter cercare di capire se era possibile costruire qualche marchingegno che fosse in grado di misurare bene anche il tempo a bordo di una nave, è stata una sfida non da poco. C'è un bellissimo libro che descrive tutti gli sforzi e le idee che c'erano per risolvere questo problema complicatissimo. Perché, come potete vedere, qui c'è un veliero, tra l'altro un veliero nostro, questo qui, e si sa che se si doveva andare dall'Europa verso le Americhe, come dire, la Terra gira, è illuminata dal Sole, e chiaramente io tutto quello che posso vedere è, diciamo, il mio Sole che arriva, come dire, al massimo della sua altezza, e in qualche modo io a quel punto lì sono in grado di comprendere dove mi trovo solamente su questo angolo, misurandolo su questo angolo. E nella slide successiva si vede quello che sto cercando di dire. Allora, la Terra ruota, quindi a un certo punto io sono abbastanza tranquillo perché la mia latitudine la riesco in qualche modo a immaginare, anche se sono in mezzo al mare. E quindi guardo il sole, guardo le stelle, guardo le effemeridi, in qualche modo me la cavo. Ma purtroppo questa rotazione qua io non so come fare, perché qualunque di questi meridiani va bene. E per me è complicatissimo capire dove sono, in quale posizione, dove sono qua, qui, non lo so. Guardando solo queste cose non sono in grado di capirlo. Allora, a questo punto nasce il problema di dire, ma come posso risolverlo? Come posso risolvere questo problema? Il problema si risolverebbe molto semplicemente con un orologio, il quale però deve essere imbarcato su una nave. Ora, gli orologi, come ho detto, erano conosciuti, però si sa che, se tutti penso che in qualche modo anche solo su una barchetta ci siamo stati tutti, quindi ci sono beccheggi, rollì, si utilizzavano i pendoli, c'è problema di umidità, c'è problema della temperatura. Allora, questi orologi chiaramente perdevano, diciamo così, lasciatemi dire, il passo. E quindi erano inaffidabili, perché il concetto qual era? Beh, noi sappiamo che una rotazione completa sono 24 ore, quindi 360 gradi, e quindi in un'ora ci sono 15 gradi, per quanto mi riguarda. E quindi in un minuto, diciamo un grado, sono 4 minuti. Quindi sostanzialmente se io decido a un certo punto che conosco qual è l'ora locale, il mezzogiorno locale di una posizione, supponiamo Greenwich, e io ho un orologio che non perde assolutamente alcun secondo e mi sposto, mettendo e sincronizzandomi al mezzogiorno, è chiaro che quando io vedo che il sole è all'apice sono in grado di dire questo è il mio mezzogiorno locale, qual è l'ora del mio orologio, e a questo punto, facendo le proporzioni di Pira, capire quanto sono distante da Greenwich. Questo era importantissimo, ma l'orologio doveva essere in grado di fare l'orologio. Ecco che a questo punto, questa qui è Greenwich, chiaramente i due, diciamo, metodi che all'epoca venivano in qualche modo dati, come dire, per scontati, che avrebbero portato a una soluzione, erano il metodo astronomico, e lì non ci pioveva, gli astronomi dovevano saper fare tutto, calcoli complicatissimi, e poi c'erano quelli che io poi chiamerei gli orologiai, che in realtà volevano costruire un meccanismo meccanico che doveva scandire esattamente il tempo indipendentemente dalla sua collocazione. Allora qui vedete c'è l'osservatorio di Greenwich,
e quella palla rossa che ce l'ha aveva una funzione molto molto precisa. Allora è vicino a Londra, quindi quella palla veniva tirata su a mezz'asta in prossimità del mezzogiorno, 2 minuti prima del mezzogiorno, veniva portata all'apice qualche secondo prima del mezzogiorno e lasciata cadere. Quella palla è visibilissima, quindi dal porto di sotto le navi cosa facevano? Mettevano a posto l'orologio e dicevano è mezzogiorno. Oramai ci siamo sincronizzati con Greenwich, sappiamo esattamente dove siamo. Quindi l'orologio deve tenere adesso l'ora. Questa cosa qui, attenzione, è scaturita sostanzialmente dal fatto che questi galeoni portavano, chiaramente nei loro viaggi, degli immensi tesori al loro interno. Si dice che alcune navi spagnole che sono state perse in navigazione avessero, diciamo, trasportassero circa la metà del prodotto interno lordo, non so, di un'Inghilterra o di una Spagna. Quindi immaginate cosa non c'era lì e che cosa bisognava assolutamente custodire e far arrivare sana e salva tra un porto e l'altro. Allora, qui arriva il genio, diciamo, il genio meccanico, di questa persona che è John Harrison. Allora, questo signore ha speso tutta la sua vita per costruire orologi, diciamo, di marina, cioè da imbarcare su queste navi. A seguito di che cosa? Allora, per capire in quali problemi si era al tempo, vi do solamente 2 aneddoti. Allora, prima di tutto, gli inglesi decidono che qui bisogna fare una chiamata pubblica di finanziamento alle idee, il finanziamento pubblico alla ricerca, diremmo oggi. Quindi stanziano una quantità incredibile di soldi a chi può chiaramente sottoporre la propria idea per risolvere il problema della longitudine. Questo qui è un atto formale che avviene esattamente intorno ai primi del 1700, perché durante una di queste, diciamo così, navigazioni, per un errato, diciamo, calcolo della longitudine, vengono perse ben 4 navi da guerra della Royal Navy. Circa 2.000 persone, più di circa 1.700 persone, muoiono per un calcolo fatto male. Perché a questo punto, come si può immaginare, non è che possiamo frenare un galeone tirando il freno a mano. Ecco, cioè, a un certo punto la velocità che ha non si riesce più a manovrare e quindi questi signori si schiantano uno dietro l'altro presso queste isole vicine all'Inghilterra. Questo è, diciamo, l'atto finale per cui si decide di fare una chiamata pubblica per trovare una soluzione al problema. Questa chiamata avviene e questo signore, che aveva delle capacità costruttive particolari, quindi aveva modo di vedere in maniera differente dagli astronomi il problema, riesce in qualche modo a creare degli orologi che riescono a mantenere la loro sincronizzazione anche in navigazione. Uno dice, beh, allora è fatta. Sì, però attenzione che all'epoca c'era una competizione tra gli astronomi, che erano coloro che detenevano sostanzialmente la scienza e la capacità di fare tutto, e un orologiaio. Quindi questo era già qualcosa che in qualche modo entrava in conflitto, anche perché le persone che avrebbero dovuto giudicare le chiamate pubbliche erano proprio gli astronomi. E quindi è chiaro che c'era un po' un conflitto di interessi. Morale della favola, lì vedete il suo primo orologio, e se qualcuno dovesse avere la fortuna di andare a Londra, io gli consiglio di andare a vedere l'osservatorio, perché ci sono tutti, sono tutti in movimento, sono da vedere. Potete vedere lì il primo orologio che ha risolto il problema ed è sulla scala di 1 metro, più o meno 1 metro. In mano John Harrison ha l'ultimo orologio di marina. Quelli sono passati circa 40 anni, ma come potete vedere è diventato un cronometro portatile. Questo si può capire che cosa i soldi immessi in maniera cospicua nella ricerca, perché lui continuava a vincere i premi, e quindi sviluppava gli orologi. È vero che tutte le volte per pagarlo, insomma, lo pagavano in parte,
perché speravano che potesse migliorarlo, ma alla fine ce la farà e riuscirà a fare 5 modelli di orologio. Qui vedete il primo e vedete l'ultimo. Allora, questa cosa è, diciamo, chiara ed evidente di come il finanziamento alla ricerca in qualche modo riesce a risolvere problemi che quotidianamente abbiamo.